L'ENAC ha presentato oggi la propria relazione annuale relativa al 2019, tracciando una panoramica generale dello stato dell'aviazione civile nazionale. Nell'occasione, Avionews ha posto due domande al ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli. La prima domanda ha riguardato la costituzione della NewCo Alitalia. Qualche settimana è stata questa la risposta del ministro, secondo cui il presidente e l'amministratore delegato sono già designati e si sta lavorando alla prima bozza di piano industriale dopo il confronto con la Commissione europea. Voi sapete che abbiamo designato presidente e amministratore delegato della NewCo, che insieme agli advisor individuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che tra l'altro è anche l'azionista della nuova Alitalia, sarà anche l'azionista, stanno completando l'attività di predisposizione della prima bozza di piano industriale e si è aperto un confronto con la Commissione europea e io credo che a partire dalla prima settimana di agosto avremo uno scadenzamento dei tempi molto molto stretto per la costituzione anche formale della società e conseguentemente poi a caduta ci saranno tutte le decisioni legate alla costituzione formale. È ovvio che adesso noi siamo molto di corsa per arrivare rapidamente alla costituzione formale della società, quindi qualche settimana. La seconda domanda è stata quella sulla trasformazione dell'ENAC in EPE, ente pubblico economico, ipotesi di assetto organizzativo che è stata definita diverse volte come la più idonea al conseguimento dei fini istituzionali, grazie alla maggiore autonomia regolamentare, amministrativa e patrimoniale. De Micheli ha sottolineato come l'argomento sia stato discusso negli ultimi giorni. L'intenzione del Ministero è quella di chiudere la partita entro Ferragosto. Ci sono più veicoli legislativi da sfruttare e dovranno essere affrontati vari aspetti, in primis con i sindacati. Ne stiamo discutendo in questi giorni, visto che abbiamo più veicoli legislativi, stiamo discutendo di alcuni aspetti, sia sul piano tecnico, dobbiamo incontrare i sindacati. Ma noi la partita la vogliamo chiudere prima di Ferragosto. Sì.